Bene, allora buongiorno da Fabio Sebastiani dei microfoni di Radio Rete Edicole. Iniziamo una nuova settimana. Oggi è lunedì 5 febbraio 2018. Dunque avremo le nostre rubriche fisse alle 10:30. Il collegamento con Anna Maria Bruni per Parla con lei, l'approfondimento settimanale sulla condizione femminile, sulle violenze contro le donne ed altri temi che riguardano appunto Parla con lei, e alle 10:30 in diretta. Alle 11:00 invece ci collegheremo con Alberto Magni che è un giovane edicolante a Roma, con lui vedremo alcune questioni. Roma in questo momento è un po' sotto la lente di ingrandimento perché stanno partendo alcuni progetti importanti, ne parleremo con Alberto. Lo scorso venerdì abbiamo avuto con noi Mariangela De Masi, che tra l'altro ha parlato di questa bella storia di solidarietà, quindi cerchiamo di approfondire un po' questi aspetti sulla piazza di Roma. Bene, velocemente questa è la scheda della giornata, tra pochi minuti noi avremo lo spazio dedicato alla rassegna stampa, quindi rimanete in ascolto, adesso andrà in onda un po' di musica, a più tardi.
Bene, siamo giunti all'appuntamento con lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Diamo un'occhiata a quali sono i titoli e gli argomenti trattati oggi sulle prime pagine dei giornali. Il tricolore è il tema della riflessione dell'editoriale sulla stampa di Giovanni De Luna sui fatti di Macerata. Ecco come conclude il suo ragionamento sull'uso della bandiera italiana da parte dell'attentatore Traini. Sul piano politico la strada è indicata invece proprio da quel tricolore vergognosamente indossato dall'attentatore. Quella è la bandiera della Repubblica nata dalla Resistenza, ricorda De Luna. È il simbolo di una religione civile che propone un insieme di principi in grado di recintare uno spazio in cui gli interessi che tengono insieme un paese si trasformano in diritti, in doveri civici, in valori consapevolmente accettati nel nome dei quali gli italiani sono sempre sollecitati ad abbandonare le nicchie individualistiche racchiuse nel terribile slogan "Ognuno è padrone a casa propria". Questa religione civile trova il suo fondamento in una Costituzione che propone un'autobiografia della nazione radicalmente diversa da quella fascista. Lo spazio pubblico della cittadinanza che vi è disegnato suggerisce che nel diventare cives, appunto cittadini, gli individui accettino dei vincoli e si riconoscano in uno Stato legittimato anche da un insieme di narrazioni storiche, figure esemplari, occasioni celebrative, riti, memorie, miti, simboli che riescano a radicare le istituzioni non solo nella società, ma anche nelle menti e nei cuori dei singoli cittadini. In queste narrazioni c'è il Risorgimento, c'è la Resistenza, non c'è il fascismo. Sullo stesso tema Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo è vice direttore del Corriere della Sera, sparare a innocenti è di per sé odioso, farlo con il tricolore e in suo nome lo è se è possibile ancora di più. La condivisione dei valori e dei simboli della patria non è né scontata né recente. Ci fu un tempo in cui il tricolore era visto come un segno di parte. La sinistra considerava il patriottismo un retaggio della reazione. La Lega ha invitato a fare il tricolore un uso improprio. Poi qualcosa è accaduto: il lavoro politico e culturale di Carlo Azeglio Ciampi, la riscoperta dell'Inno di Mameli, il successo dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Sulla stampa un approfondimento molto interessante: qual è l'Italia che si prepara a votare? Oggi la prima puntata, fossimo negli Stati Uniti la chiameremo Transformational Election, con ciò intendendo che il voto del 4 marzo è un appuntamento potenzialmente capace di provocare un cambiamento profondo, scrive La Stampa. Lo scrive Luca Ubaldeschi, qualcosa di più di un pur fondamentale passaggio nella vita democratica di un paese, un punto di svolta. Tanti fattori concorrono a sottolineare l'importanza non rituale delle prossime elezioni, a cominciare dal debutto di una nuova legge, tutto di equilibrismi che proiettano. Frutto di equilibrismi, scusate, che proiettano l'Italia nella spiacevole condizione di trovarsi molto probabilmente il 5 marzo senza una maggioranza in grado di governare, un'incertezza pericolosa nel momento in cui servirebbero chiarezza e guida salda. Questi gli argomenti più in vista sulle prime pagine. Guardiamo velocemente adesso quali sono i titoli di apertura. Il Fatto Quotidiano: ora taroccano pure la scheda per non farci votare sui nomi. Impresentabili più piccoli candidati nei collegi per indurre a barrare la lista. E poi al centro pagina, storia di copertina: forza nuova alla battaglia del grano nei campi del sud. Al centro pagina ancora Traini, problemi psichici, ma aveva l'ok per l'arma. Infatti questa cosa andrà approfondita nei prossimi giorni, perché appunto il porto d'armi era regolare. Ancora libero il razzismo provocato da un governo incapace, l'accoglienza ha fallito. È un titolo un po' giustificativo di quanto è accaduto a Macerata. Libero mette al centro pagina Erdogan, così come in altri giornali, che è in visita in Italia per cercare di perorare la causa dell'entrata nell'Unione Europea della Turchia. Il giornale: caccia rossa a Salvini, mandante morale dei razzisti.
Il KGB della Boldrini è invece il titolo di apertura, addirittura del Tempo, le minacce subite dalla Presidente della Camera nei giorni scorsi, alla quale ha deciso ancora una volta appunto di reagire. La Repubblica, migranti, Berlusconi come Salvini è il titolo un po' forte di Repubblica, leader di Forza Italia, per cercare di tenere unito il suo centrodestra, ha parlato di voler cacciare dall'Italia 600.000 migranti che non hanno diritto di restare, dice Berlusconi. Ricordiamo che sta facendo la stessa cosa Israele proprio in questi giorni, e tra l'altro nei confronti di migranti che si riconoscono nella religione statale israeliana, appunto. Il Messaggero, spari a Macerata, accusa di strage, Berlusconi via 600.000 migranti. Ancora vediamo La Stampa, ecco qui: gli stranieri feriti, dateci un lavoro e non cacciateci. Berlusconi dopo Macerata, migranti bomba sociale, 8 gli africani colpiti, 2 sono fuggiti. L'uomo in carcere, vendetta sui pusher. E a centro pagina appunto l'inizio dell'inchiesta, approfondimento della Stampa, ritratto dell'Italia che aspetta il voto, alcune foto molto indicative, lavoratori durante una protesta e giovani con giovani precari, anche questi che protestano sono i precari di delle consegne a domicilio in bicicletta, quindi una condizione lavorativa decisamente più dura. Il Secolo XIX, siamo ai giornali territoriali. Impresentabili, Movimento 5 Stelle all'attacco e scontro nel PD. Gazzetta del Mezzogiorno, Di Maio, Renzi, subito duello. E poi ancora il Gazzettino, Movimento 5 Stelle, il caso Impresentabili, Il Mattino, sul web c'è un mercato dell'odio, è il titolo di apertura del Mattino. Bene, è tutto per il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa. Continuate a rimanere in ascolto, tra pochi minuti in diretta dai microfoni di Radio Rete Edicole parla con lei, lo spazio che dedichiamo appunto ogni lunedì alla condizione femminile e il nostro piccolo ma importante contributo alla lotta contro la violenza contro le donne. A tra poco. You're done.